Ciao a tutti, in questo video vedremo un circuito molto interessante, un lampeggiatore LED con effetto di solvenza, utilizzando solamente un integrato NE555, un transistor NPN, un condensatore elettrolitico e due resistenze. I transistor NPN che si possono utilizzare sono diversi. Io ho utilizzato un S8050, ma possiamo utilizzare benissimo dei comunissimi BC547 o 2N2222, facendo attenzione al pinout che cambia da modello a modello. Questo è lo schema elettrico da utilizzare. L'alimentazione da fornire al circuito va da 9 a 12 volt DC, ma dovremo modificare la resistenza R2 di conseguenza. Iniziamo subito montando tutto il circuito sulla nostra breadboard. Ma una cosa molto interessante di questo circuito che è andando a variare il nostro condensatore elettrolitico, varieremo anche la velocità del lampeggio. Adesso togliamo questo da 47 microfarad e ne mettiamo uno da 10 microfarad. Guardate che succede. Viceversa, mettendo uno più grande da 100 microfarad, il lampeggio diminuirà di velocità. La cosa bella è che, sapendo dell'assorbimento del diodo LED, in quanto con questa resistenza andremo ad assorbire circa 8 mA,
e sapendo che il 555 può erogare al massimo 200 mA, ne possiamo aggiungere tranquillamente anche più di 10. Guardate che bell'effetto. E anche oggi siamo giunti al termine. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!